Penso che in questa piazza ci sarebbe venuto qualsiasi direttore. So che c'erano direttori a spasso molto più blasonati di me. Se è stata fatta questa scelta dal presidente, anche con l'aiuto di Beppe Ursino, sicuramente io devo essere orgoglioso di questo, altrimenti io spero di farmi conoscere il prima possibile. Penso di avere una caratteristica, che è quella della coerenza. E sarò sempre sincero, come ha già detto Giuseppe, penso noi ci distingueremo con la sincerità. Prometto che darò tutto a me stesso, perché so che è un'opportunità veramente importante, sia per la tifoseria, sia per tutta la provincia, anche perché basta vedere i numeri quando il Cosenza gioca in casa, basta vedere i numeri quando il Cosenza va fuori casa, quindi stiamo parlando di una piazza importante, per me è una delle più importanti di B. Non mi poteva capitare una cosa migliore, sono orgoglioso, sono pronto per cominciare a lavorare anche se abbiamo già iniziato da una settimana. Io penso che la cosa più importante sia, dopo aver incontrato l'allenatore, avvertire che l'allenatore che viene a Cosenza viene con emozione, con voglia, perché noi non dobbiamo nasconderci. Questa terra ha una caratteristica, la passione. Bisogna essere forti, bisogna avere una garra non indifferente, quindi non abbiamo un'identikit ben precisa, ma sicuramente quello che ci trasmetterà sarà determinante per noi. Se è venuto è perché si è reso conto che tornando a Cosenza torna a vivere, perché questa è una piazza importante, è una piazza che ti fa sentire vivo, e noi questo lo vogliamo leggere negli occhi del prossimo allenatore. Quindi verrà fatta una valutazione, e saremo a stretto contatto e cercheremo di capire bene veramente chi è il profilo giusto per questa piazza. La piazza della Rosa la conosco molto bene, ma la conoscevo prima di arrivare qui perché campionato di Serie B per me era fondamentale guardarlo per poi fare qualcosa di buono in Serie A. Sui giocatori che ci sono, io penso che abbiamo una buona base. Non avrò paura ad andare a vedere anche nei campionati esteri, giovani. Il pensiero sarà anche quello di andare a prendere qualche giovane forte, fu da fuori, che possa diventare di nostra proprietà, per poter creare all'interno di questo club anche un patrimonio importante per fare delle plusvalenze. La priorità sia scovare i giocatori in Italia e lavorare anche col settore giovanile. In particolar modo, perché io vengo da quel mondo e credo che il primo obiettivo sia quello. Ma non posso negarti che se io voglio prendere un ragazzo del 2004 di un club di Serie A, se io vado a chiedere a un giocatore o in C o in B, ma anche in Serie D, probabilmente mi costa 1,5 milioni, 2 milioni di euro. Probabilmente questo sarà un po' più probabile se vado a pescare un giocatore, ne dico uno, in Portogallo, dove probabilmente lo pago un terzo. E questo permetterà al club anche di avere una crescita, di diventare anche un club internazionale, perché no? Io credo tanto al settore giovanile, però poi dobbiamo anche essere realisti e capire quello che abbiamo oggi. Riguardo agli obiettivi, io penso che bisognerà lavorare tanto a testa bassa. Noi abbiamo un obiettivo primario, che è quello della salvezza, ma arrivare a questa salvezza con un atteggiamento di una squadra tosta, di una squadra che rispecchia la nostra mentalità, rispecchia questa terra, rispecchia la tifoseria, questa è una terra calda. La faccio questa promessa io in primis, mi assumo la responsabilità. Avremo un gruppo di uomini, un gruppo di ragazzi che avranno carattere, che quando andranno in campo, a prescindere il risultato, la piazza, e mi auguro anche voi giornalisti, dovete essere orgogliosi di questo. Poi il resto lo vedremo più là.